vivere la vita come qualcosa di come un dono fantastico, no? Un dono meraviglioso, no? Non rimangiarti sempre quello che è stato, quello che non è stato. Un'epoché, cioè, io penso un po' così, insomma, no? Sono 56 anni, 57 anni che sono sposato, forse la mia fortuna è stata lì. E quando vado a casa la sera ci addormentiamo tardi perché abbiamo tante cose da dirci, no? Come se ci fosse questa meraviglia per le cose, no? Per il sole, per quelle cose che diventano, come dice la Maria, no? L'enigma dell'ovvio, no? Per quelle cose che sono ovvie, non sono ovvie, non c'è niente di ovvio, tutto è nuovo, tutto bello, relativamente, tutto è. Come dire, è evidente come, no? Questi i pazienti lo perdono, questa è la cosa più brutta, no? Cioè loro, il paziente praticamente gira dentro una esistenza diversa che lo riporta sempre allo stesso punto, no? Sempre allo stesso punto. Per cui per lui la vita diventa una monotonia, diventa una ripetizione. Mio padre è stato in un campo di sterminio, mio padre quando è tornato mi ha insegnato delle cose che solo chi è stato in campo di sterminio può insegnare. Cioè il fatto che la mattina il sole sorge, per noi è ovvio, non è ovvio. È il sole che sorge. È come quando si è innamorati del mondo, no? Quando si è innamorati di una donna, ogni giorno è una scoperta, è una scoperta nuova, no? Scopri qualcosa di lei che prima magari che è di negativo. Qualcosa di lei che prima non conoscevi, non dai niente per scontato, ecco, non dare nulla per scontato. Questo nella terapia delle forme gravi è particolarmente importante perché lasci l'altro libero, non lo metti dentro uno schema per cui lui deve fare, e questo è il merito di Barison, non lo metti dentro così e così, per cui io già prevedo cosa farà domani lui. Non può essere che di fronte a un dolore lui riesca finalmente a reagire, starci insieme. È mai difficile, cioè è praticamente come se io tornassi, ma perché ho fatto questa esperienza, ho avuto, diciamo, la sfiga di fare questa esperienza, tornassi indietro per aver preferito fare il metalmeccanico piuttosto che soffrire quello che ho sofferto, ma ho avuto la fortuna di trovare delle persone che mi hanno insegnato queste cose qui, cioè che mi hanno fatto vivere, come dice la Bibbia, no? Il ferro si piega col ferro, l'uomo si piega con l'uomo. Ecco, cioè praticamente ci vuole una umanità per fare queste cose. Io per esempio faccio il supervisore dell'equipe degli psicologi che c'è qui al Cotolengo, chi c'è un Cotolengo, che sono bambini, anziani, una cosa terribile. Bene, quando io arrivo tutti questi bimbi mi corrono come incontro. Ma perché io non penso che sono che so io, deboli di mente, anencefalici, penso che sono bambini. Per poter vivere bisogna che la speranza muoia dopo di noi. E avevo un paziente di nome Flavio che mi diceva, io dottore, quando sono nato ho scoperto che l'angoscia mia era nata prima di me. E io, da bravo psichiatra, avrei dovuto pensare, delira. Come fa la sua angoscia a nascere prima di lui? Se lui non c'è, può far avere l'angoscia? È vero. Se lui quando è nato non ha trovato un'accoglienza, ha trovato l'angoscia. Quindi se ha trovato l'angoscia vuol dire che era nata prima di lui. L'angoscia di sua madre, l'angoscia della sua famiglia. In che misura le patologie risultano definite in rapporto al contrasto col mondo convenzionale del sì? Può il tentativo di normalizzare il proprio sentire esacerbare il conflitto psichico, portando all'orrore per lo strano, legato all'antico sentimento panico che oggi la società pavente fugge in tanti modi? La tragedia del paziente è che si fida di tutto. Perché si fida di tutto? Perché non c'è una sufficiente differenziazione fra lui e il mondo. Lui invade il mondo invade lui. Questo è un discorso che la Camus, il mio altro grandissimo maestro, chiamava ingranamento, no? Cioè voglio dire, se adesso cadesse un albero, noi guardiamo un albero che cade, no?
e ci dispiace per l'albero. Ma invece nell'ingranamento questo è un segnale. Quello che succede fuori del mondo è ingranato con quello che succede dentro di me. Non solo, ma c'è il contrario. Ho curato per anni e adesso sta abbastanza meglio. Una ragazza la quale pensava, pensate alla tragedia di questa persona, no? Pensava che se pensate, che se lei pensava che l'aereo cadeva, cadeva. Perché aveva il terrore di pensare che non gli venisse un brutto pensiero. Ma qui dopo, se mi fate venire ancora, faccio vedere solo che Carirolo, che è un meraviglioso psicodrammatista che riesce a drammatizzare queste cose, no? Perché qua è difficile poi dirle così verbalmente. Allora, la prima cosa da insegnare è di non fidarsi di nessuno, a parte che deve bere. Cioè, con me puoi parlare, io cerco in maniera più che posso di comprenderti, non di capirti, di comprenderti. Parli con me, io cerco di comprenderti. Non parlare con nessuno, non fidarti di nessuno, perché gli altri non capiscono. Cioè, la mentalità comune non capisce, ma non capisce perché è massacrata dai medici, è massacrata dalle case farmaceutiche, è massacrata dai problemi legati al flusso di denaro, è massacrata da queste cose qui. Per cui il matto è un diverso, ma non è un diverso nel senso di Barison Anders, cioè nel senso di una vita diversa, è un diverso, è uno rotto. E secondo me i matti stavano meglio quando erano considerati indemoniati, cioè erano persone indemoniate, quindi persone con esorcismi e altre cose magari più terribili venivano liberate dal demonio. Da quando si è cominciato a pensare, perché la psichiatria è figlia della neurologia, no? Io non sono specialista in psichiatria, sono vecchio, sono specialista in malattie nervose e mentali, quindi è proprio figlia della neurologia. Adesso invece praticamente è uno rotto, come uno ha la gamba rotta, come uno ha il cervello rotto, ha il pensiero rotto. Quindi sicuramente è una cosa terribile da parte degli altri, perché la malattia fa paura. La malattia che non è una malattia, la sofferenza esistenziale fa paura. E quindi noi mettiamo dei muri davanti, no? Chi l'ha passato come l'ho passato io? No, sì, cioè diciamo che io modestamente mi sento abbastanza bravo. Questo è legato solo alla vita che ho fatto e alla persona che ho incontrato. E devo citare Barison come primo e poi Benedetti e poi Racamier. A Racamier era morto un figlio e allora lui si era molto affezionato a me, che era come suo secondo figlio. Il figlio che era morto, Racamiera, sono morti tutti, e poi chi sono affezionato ancora? Ademartis, che aveva la sclerosi a placche, direi una delle persone più dolci, più affettuose, più. E la base della terapia è la dolcezza, è la, come si potrebbe dire, è la tenerezza. Se queste persone non hanno tenerezza verso se stesse. No, bisogna insegnare loro la tenerezza, non insegnare, condividere con loro la tenerezza, far vedere al di là di quello che può essere un comportamento. Il problema è proprio il problema del non applicare modello medico. Non puoi applicare modello medico come fa la LIS, come fa un matematico. Non puoi applicare modello medico. Il modello medico prevede una causa, un bacillo. Il bacillo della tubercolosi, un'alterazione del corpo, un'alterazione anatomopatologica, tre, dei sintomi, la tosse, la febbre, eccetera, quattro, la terapia. Noi no, non è così il nostro modello. Il nostro modello è che tu hai una vita diversa dalla mia e io per riuscire a aiutarti devo retrocedere dentro la mia vita fino a quando ti trovo, e quando ti trovo ripercorro la tua vita assieme a te e vi assicuro, Padre, Figliolo, Spirito Santo, vi assicuro che è un lavoro meraviglioso. Qual è il rapporto tra l'esperienza dell'assurdo e la psicopatologia moderna, appunto?
Può l'alienazione psicotica rappresentare un'esperienza significativa al di là della patologia nei suoi risvolti fenomenologici? In che misura gli stati psicotici lasciano trapelare una realtà esperienziale al di là del conflitto psichico che l'ha suscitata? Sì, cioè proprio il fatto che la pazzia è talmente vicino a noi che quando la vediamo ci terrorizza. Ma è perché è troppo vicino a noi. Cioè è sempre l'altro che diventa pazzo, mi spiego. Poi fra l'altro anche sul concetto di pazzia è lungo il discorso. Pensiamo alle diverse culture, no? Certe culture per noi sembrano pazze, pensiamo ai kamikaze per esempio. Dimentichiamo i martiri cristiani. Quanti martiri cristiani si sono fatti mangiare dalle bestie? Ma lì parlavano con Dio, invece questi qui che stanno per aria con chi parlano? Con la Madonna? No, parlano con un altro Dio, ma c'è sempre un Dio di mezzo che fa queste brutte robe. Cioè no, no, c'è sempre no, no, c'è tutta questa meraviglia del diverso, no? Che uno è diverso, ma se uno è matto è proprio matto. Ma come? Il raptus è uno che dalla mattina alla sera ammazza. E poi dicono, no, Padova è il centro di smistamento di tutti i clandestini. Ma non hanno niente da insegnarci a noi clandestini, eh? Siamo noi che insegniamo loro. Basta che pensate al livello di violenza che c'è nelle famiglie. È che proprio dire sono loro, è colpa loro, è colpa dei matti. Colpa, cioè, allora era matto, ma domani mattina puoi essere tu matto. In che modo la comunicazione interna al setting terapeutico può aiutare, mettendo in gioco vergogna, empatia, dipendenza, gelosia, seduzione, narcisismo, possesso, può aiutare a ricostruire l'intimità ferita del paziente? È l'aggressività una potenziale forza liberatrice? E qui viene fuori la motivazione per cui un terapeuta fa il terapeuta. E io credo che la motivazione per cui un terapeuta fa il terapeuta è per curare se stesso. Ma questo non è un discorso che faccio solo io, è un discorso molto diffuso in campo psicanalitico. Per esempio, una delle paladine di questo concetto è Alice Miller, che io ho frequentato, conosciuto, la quale sostiene che tutte queste cose di complessi, controcomplessi, complesso di Edipo, complesso di lei, di Clitemnestra, complesso, sono tutte balle inventate da Freud, che praticamente uno ripete nella vita ciò che gli è successo. C'è una ferita empatica, cioè c'è una non costanza, oddio, ipotesi sono, cioè, ma però. Io non credo alle teorie, credo ai modelli. Mi piacciono di più le modelle. Però diciamo che ci sono i modelli. Cioè i modelli praticamente sono delle ipotesi, no? Che aiutano a spiegare delle cose. Allora un modello serve nel senso che ti spiega alcune cose, ma se poi trovi un modello che ti spiega di più, lo molli e prendi l'altro modello. Ecco. Allora c'è un modello proprio che vede nella possibilità di conoscere l'altro attraverso delle ferite che abbiamo noi. Cioè, allora io ho avuto una vita infantile, parlo di me, perché sono quello più vicino a me stesso, infantile molto difficile, era il tempo della guerra, sono nato nel 34, nel 40 c'era la guerra, mio padre è stato portato in campo nazista, è stato dichiarato disperso, mi spiego tutto, quindi mia madre, quindi mio nonno, mio zio. Un zio prete, io ho dei ricordi, non mi ricordo una volta che sono scappato da casa, che avevo avuto 5 anni, che c'erano 34, 39, no, forse 6, 7, che ho trovato uno in bicicletta spiaccicato contro il muro, ma non lì, là, era completamente dentro il muro e tutto il sangue colava lungo la bicicletta, lo spostamento d'aria. Sono robe proprio che ti si, mi spiego, che ti si mettono dentro. Se io chiudo gli occhi, lo vedo, potrei disegnarlo. Ecco, sono le ferite che abbiamo noi, le orecchie che ci permettono di sentire le ferite che ha l'altro. Ma non c'è niente di inventato. Se uno dice che è Napoleone Bonaparte, è Napoleone Bonaparte, non c'è niente di inventato.
Sai di Simone di Geova, per esempio, no? Perché non vengono, vanno tutti dentro? Perché sono troppi, ma forse un po' meno. Io ho una mia amica che è ministro di Testimoni di Geova, non fanno i compleanni, non fanno mai festa, ogni anno è l'anno che muore tutto. Quando mi vede mi ferma e mi fa la testa così sul fatto che devo convertirmi a Geova perché tanto non passa il dicembre di quest'anno. Io quando la vedo in lontananza acquisto quella velocità tipica del diciottenne che pensavo di aver perso ormai da parecchi anni, questo è altro che un tram, proprio sono proprio, mi spiego, perché mi fermano e non muola più, cioè. E poi se cambia anche ragione, ma fa manco le dime, no? E vivo tranquillo gli ultimi mesi della mia vita. Ecco, ma è proprio la ferita che abbiamo dentro di noi che ci permette di combaciare con la ferita dell'altro e avere questo tipo di scambio fra sofferenze, che è quella che permette al terapeuta di star meglio e al paziente di star meglio. Cioè è una ipotesi questa che si fonda su una religione senza Dio, cioè sulla solidarietà umana, cioè sul fatto di stare insieme, sul fatto di aiutarci. Questo è un po' il concetto di base, no? Per cui il problema è proprio il terapeuta, ma qui ci sono tali di lavori, di studi, perché più volte la SPI ha fatto convegni sulla motivazione a fare terapeuta, a fare lo psicanalista, no? Sono male che lo psicanalista fa lo psicanalista per fare lo psicanalista. Lo psicanalista fa lo psicanalista perché sta male, altrimenti non farebbe mai lo psicanalista. Sta male. Comunque sta abbastanza bene da poter fare lo psicanalista, altrimenti sarebbe dall'altra parte della qualizzata, sarebbe il malato. Quando e fino a che punto i farmaci aiutano e quando invece diventano un ostacolo in più? È indubbio che i psicofarmaci servono, no? Non c'è dubbio. E anche qui il dramma, secondo me, ho stento sicurezza perché ho fatto tanti lavori sugli psicofarmaci. Il psicofarmaco non è un farmaco come i farmaci, cioè voglio dire, Jacopo, se ha la polmonite, diciamo da un pneumococco, ha la tosse e la febbre. Se Stefano ha la polmonite, da pneumococco, ha la tosse e la febbre. Se io do un antibiotico a te, a Jacopo e a Stefano, l'antibiotico combatte le vostre due in maniera perfettamente identica. Dipenderà poi ovviamente anche dalla tua costituzione, dipenderà se sei un paziente modello. C'è un pneumococco, c'è un farmaco che combatte il pneumococco, c'è un pneumococco che crepa e c'è Stefano e Jacopo che stanno meglio. Ecco, la tragedia è che gli psichiatri pensano che gli psicofarmaci sono così. E questa è una balla mostruosa. È una balla mostruosa, cioè che se tu sei ansioso e ti do il Valium, tu ti metti tranquillo. Se tu sei ansioso e ti do il Valium, tu ti ecciti. Cioè, allora il problema è che prima di dare lo psicofarmaco, prima di dare lo psicofarmaco, bisogna stabilire una buona relazione col paziente e chiedere costantemente al paziente che effetti sente. No. Cioè, ci sono psicofarmaci ridicoli, un farmaco socializzante. Un farmaco antidepressivo non ansiogeno. Farmaco antidepressivo ansiogeno. Farmaco ansiolitico. Farmaco, insomma, adesso qua non ho niente perché c'era tutto lì, ma è pazzesco quello che scrivono sui farmaci. A parte il fatto che dopo tutte le tragedie che sono successe, se uno prende la tachipirina può lasciarsi secco, perché è scritto anche, no? Rari casi di morte improvvisa, per cui si mette le mani avanti, tu lo sai che sono rari casi di morte improvvisa, per cui lì è tutta l'industria americana, è tutto un discorso, no? Di soldi. Allora, tu devi prima stabilire una buona relazione col paziente.
cioè devi cercare di favorire una relazione col paziente, tu sintonizzandoti col paziente, non pretendendo che sia il paziente che si sintonizza su di te, devi stabilire una buona relazione. Quando si mette una buona relazione, si comincia a discutere del farmaco, perché diventa il farmaco, il paziente non lo prende, è butta fuori dalla finestra. È tutto un modo diverso di vedere le cose, mi spiego? Allora io chiedo, cominciamo con questa dose di questo antidepressivo, per esempio prevenzione delle forme depressive, che non puoi aspettare l'effetto della psicoterapia, quello si ammazza prima di arrivare, prima di che tu arrivi al nucleo. Ne prendi 5 gocce, e poi per favore domani viene, oppure mi telefona e mi dice come è stato ieri pomeriggio. Dice sta peggio. Boh, allora proviamo con 4. Cioè avere un colloquio sul farmaco in modo che il paziente viva il farmaco come un prolungamento del medico, non come un qualcosa che viene preso e imposto, no? Le varie cose che faccio, per esempio, sono consulente psichiatra di una comunità che sta qui vicino, non troppo vicino. Ecco, e arrivano con 15 farmaci, non li prendono. Infatti poi quando io sono in confidenza dico dammi di ritorno tutti i farmaci, perché ho paura che magari li prendo tutti insieme. Io. Quando per esempio Santa Giuliana, che è l'ospedale che dicevo prima a Verona, abbiamo tolto i termosifoni, per dare una mano di bianco, non riuscivano a staccare i termosifoni perché tutti i pazienti buttavano i farmaci che sono caramellosi dietro il termosifone, per cui è tirato giù mezzo muro per cavare i termosifoni, cioè col caldo, no? Si scioglievano, poi si rattrappivano e siccome era estate praticamente non riuscivano più a cavare i termosifoni. Questo per dire l'uso che fanno i pazienti di farmaci. Com'è? I miei pazienti i farmaci li hanno sempre presi, perché sanno che sono il primo a cavarglieli. Cioè i farmaci sono pericolosi, si usano a dosi moderate, si usano con molta pazienza, si usano sotto controllo costante e continuo del paziente. In questa maniera qui il paziente ti crede, certo, e ti dice con questo farmaco mi sento peggio, e io dico proviamo a cambiarlo, oppure provo ancora per qualche giorno, poi vediamo. Cioè c'è un rapporto diverso, che è un rapporto di tipo paritario. E di questo devo ringraziare Bariso. Ringraziamo il professor Fellini, che aspettiamo di vedere con ansia le vacances de l'esprit, e grazie. Grazie a te, Stefano.